dati alle piccole e medie scuole e istituti di educazione senza oneri da sostanza. È molto difficile scegliere un articolo della Costituzione che rappresenti condizioni di insegnanti precari. La nostra Costituzione, infatti, nata dalla resistenza contro il fascismo, è la carta costituzionale più avanzata d'Europa e come tale garantisce a tutti i cittadini una serie di diritti fondamentali che l'attuale governo Berlusconi sta cercando di smantellare. Avremmo potuto scegliere l'articolo 4 che sancisce il diritto al lavoro oppure l'articolo 34 che sancisce il diritto allo studio. Alla fine della nostra scelta è ricaduta sull'articolo 33 che sancisce la libertà di insegnamento e sottolineo la distinzione tra scuole statali e scuole non statali che non devono comportare alcun onere per lo Stato. Il governo Berlusconi sta mettendo in discussione anche questi principi attraverso un piano di smantellamento del sistema pubblico di istruzione. Formazione e ricerca. Nell'arco di 3 anni 8 miliardi di euro vengono tagliati alla scuola pubblica, mentre nessun taglio è previsto per quella privata, dato il solito blocco di potere al governo e Vaticano. Ciò significa che migliaia di posti, perdere migliaia di posti di lavoro, 87.000 docenti e 43.000 del personale ATA, un vero e proprio licenziamento di massa. Il governo decide così di tagliare nel settore della conoscenza e della formazione, quel settore che al contrario sarebbe necessario potenziare con elementi investiti nel digitale e importanza della crescita del sistema economico del paese. Si tratta di un attacco senza precedenti al sistema pubblico di istruzione che non solo mira alla base del diritto al lavoro e dal diritto allo studio, sanciti dalla Costituzione, ma altresì, scusate, ma... Tenga più vicino al microfono. Glielo mantengo io il microfono se vuole. Ma ha altresì ripercussioni didattiche disastrose. Del resto appare ormai evidente che anche agli occhi dei non addetti al settore che alla base della riforma Gelmini non vi sia alcun impegno impianto pedagogico, ma un preciso progetto politico, quello di tagliare risorse statali per gettare la scuola nelle mani dei privati e delle aziende, smantellando al contempo la libertà di insegnamento e più elementari diritti dei lavori di questo settore. La scuola pubblica statale, laica e di massa, se non fermiamo questo governo, nel giro di qualche anno sparirà e verrà meno anche l'ultimo baluardo di democrazia del nostro paese. Quest'anno andrà in scena il primo atto della tragedia della scuola pubblica, la pseudo riforma della scuola primaria, che con il ripristino del maestro unico ha riportato la scuola italiana indietro di decenni. L'anno prossimo, con tutta probabilità, andrà in scena il secondo atto, la riforma delle secondarie. Il copione sarà lo stesso, tagli agli organici, riduzione dei quadri orari, classi sovraffollate e impoverimento dell'istruzione e di qualificazione dell'istruzione scolastica. Questa è la scuola di qualità di cui parla il nostro ministro. Naturalmente, primi a pagarne le conseguenze già da quest'anno, siamo stati noi precari, molti dei quali, dopo anni di supplenze, si sono ritrovati senza lavoro, nella prospettiva di essere definitivamente espulsi dal mondo della scuola. Per questo, non appena si sono palesati gli intenti del governo di distruggere la scuola pubblica, ci siamo mobilitati in tutta Italia fin dall'agosto di 2 anni fa. Se si analizza la geografia dei tagli voluti dal governo Berlusconi, emerge in modo molto chiaro il grosso dei tagli è concentrato nelle regioni meridionali e proprio in Campania è quella più colpita, con 82.000 posti in meno, di cui circa la metà a Napoli. Il governo decide di sottrarre risorse e quindi posti di lavoro proprio al Mezzogiorno d'Italia, dove persiste il più alto tasso di dispersione scolastica, dove la scuola costituisce un punto di riferimento per i giovani e per le loro famiglie e talvolta è l'unica alternativa alla strada, alla criminalità e alla delinquenza.
Il governo decide così di sottrarre risorse e dunque posti di lavoro proprio qui, dove il tasso di disoccupazione è uno dei più alti di tutto il paese. Di fronte alla deriva autoritaria di questo governo e ai continui attacchi ai diritti dei lavoratori e alla Costituzione repubblicana che minano seriamente le basi della democrazia, di fronte ad un rinnovato conflitto sociale esasperato dalla crisi economico-finanziaria, emerge con forza l'esigenza di unità di lotta di tutti i lavoratori e di tutti i soggetti colpiti da questa crisi: precari, disoccupati, studenti, immigrati. Dobbiamo adesso unire le lotte e creare un unico fronte di opposizione per la difesa del posto di lavoro, della Costituzione, della democrazia e della nostra libertà. Dobbiamo costruire un fronte comune che lega di tutti gli sfruttati e gli oppressi di questo Paese per resistere agli attacchi di un governo razionario o padronale che attacca la democrazia su tutti i fronti. La Costituzione nata dalla resistenza antifascista, i lavoratori, la giustizia, la libertà di informazione e lo Stato sociale. Uniamo le nostre forze, ma tutte le nostre forze, per cacciare finalmente questo governo che ci sta distruggendo. Grazie. Ricordare che domani ci sarà un'assemblea alle ore 10 presso il Palazzo Armeria a Via Maria. Grazie. L'intervento di Antonio Emma, rappresentante del presidio di scarica di Chiaiano.